Il clima è teso. Gli scontri più violenti si verificano a Napoli. L'11 giugno i monarchici assaltano la Federazione Comunista di Via Medina. Le forze dell'ordine reagiscono. Muoiono 9 monarchici. Quel giorno, tra gli asserragliati della Federazione Comunista, c'è anche Giorgio Napolitano. Presidente, che cosa accadde quel giorno? Cominciarono a muoversi in città vari cortei molto aggressivi di monarchici arrabbiati, delusi, e a un dato momento quei cortei si aggregarono e formarono un unico massiccio corpo di manifestanti che si fermò minacciosamente dinanzi al palazzo della Federazione Comunista a Via Medina. E di lì molto presto si vide che l'intento era quello di sfondare il portone, quindi era una minaccia molto concreta, c'era gente armata, poi fu perfino utilizzato una vettura tranviaria dei manifestanti per sfondare il portone e cominciarono a sparare e a cercare di salire. C'era un collaboratore della federazione che era un fine dicitore, diciamo, il quale a un dato momento, pensando di avere una grande idea, a quelli che già stavano più o meno nel cortile tra gli aggressori, diciamo, lanciò il grido: "Orsù, siamo tutti italiani", e la risposta fu una bomba a mano che quasi lo colpì. E a un dato momento intervenne con armi da fuoco duramente la polizia, nella quale c'erano anche molti nuovi elementi entrati nella polizia dalle formazioni partigiane, quindi c'era, come dire, anche una partecipazione emotiva a questa difesa della libertà, in quel momento rappresentata dalla libertà del Partito Comunista di operare dietro la bandiera dell'Italia repubblicana.